Tiberio Timperi, emozione forte ai fatti vostri, ha deciso di raccontare tutto. Grande emozione per il conduttore ai fatti vostri, in passato condotto da tanti amici che non ci sono più. Buon esordio per i fatti vostri, la prima puntata è stata seguita nella prima parte da 432.000 telespettatori pari al 7,78% di share e la seconda parte da 662.000 telespettatori pari al 7,09% di share. Tante le novità di quest'anno. Al timone dello storico programma non c'è più Salvo Sottile, ma Tiberio Timperi che affianca Anna Falchi, la veterana del gruppo, e la new entry Flora Canto. Dopo Una mattina in famiglia condotto con Monica Setta e Ingrid Muccitelli, anche qui il conduttore è beato tra le donne. Intervistato dal settimanale di Più TV Timperi, non ha nascosto la sua emozione e ha voluto ricordare i colleghi che l'hanno preceduto. Sono molto felice di arrivare in un programma come I Fatti Vostri, perché in passato lo hanno condotto tanti miei bravi colleghi che stimo moltissimo. E parlo di tanti amici che purtroppo non sono più con noi. Oggi il mio pensiero va a loro. Il presentatore si riferisce ad Alberto Castagna, Fabrizio Frizzi e Gigi Sabani. Con quest'ultimo diventarono amici nel 2001. Spende parole di stima e affetto anche per Giancarlo Magalli che condusse I Fatti Vostri durante la pandemia e che tornerà con una rubrica settimanale. I Fatti Vostri è un pilastro della televisione, parola di Timperi. Michele Guardi e Tiberio Timperi si conoscono dal 1996. Il conduttore si ritiene fortunato a lavorare con lui perché lo ritiene uno degli ultimi artigiani della televisione italiana. E, contento perché il regista l'ha chiamato a condurre una trasmissione di successo come I Fatti Vostri. Dice a riguardo: porto la mia esperienza e il mio modo di condurre, ma I Fatti Vostri è un pilastro della televisione. E, stato il primo programma a portare la gente comune in televisione, a parlare di piccole e grandi cose. Tiberio Timperi, rivelazione su Salvo Sottile. Ci siamo sentiti, è stato molto carino. Tiberio Timperi, che ieri ha fatto subito una gaffe con Anna Falchi, ha preso il posto di Salvo Sottile che ha condotto I Fatti Vostri negli ultimi due anni. Rivela l'ex conduttore di Una mattina in famiglia, ci siamo sentiti con Salvo ed è stato molto carino. Tra conduttori si fa così, anche perché nessuno di noi è proprietario della trasmissione che conduce. Noi conduttori viviamo in affitto. L'appuntamento con I Fatti Vostri di Michele Guardi è dal lunedì al venerdì, dalle 11:10 alle 13, su Rai 2.